Stai zitto quello lì. Cosa volete? Con cui io me ne devo andare a casa, va bene? Siete troppi qui. Ho paura che mi contagiate qualche virus. Quanti sono? 200? 1000? Pensa quante malattie ci sono nell'aria. Ci saranno malattie che ancora non conoscete. Certo, verranno iniettate con i vaccini. Su 1000, almeno 10 domani saranno a letto stecchiti con l'influenza. Io no. Perché qui sono da solo. Non sono lì sotto. In mezzo al greggio. Qui c'è un vetro, voi non lo vedete, ma c'è un vetro. L'ho fatto mettere per separarci. Certo. In aereo si ammala sempre chi viaggia, non il pilota. Secondo te perché si chiude in cabina? Non è per il terrorismo, è per voi. Infatti dovevo fare il pilota per viaggiare tranquillo. Tanto non ho paura dell'aereo. L'unica cosa che mi preoccupa prima di prendere un volo è pensare all'ultima cosa che ho fatto o che ho detto, perché se cade poi è brutto essere ricordato per una cazzata. Ecco perché non faccio mai foto di merda da usare per i social. Che se cade l'aereo, i giornalisti vanno a prendere l'ultima foto che hai fatto per fare l'articolo. Pensate all'ultima foto o frase che avete pubblicato oggi di essere su un aereo che sta cadendo, che figura di merda ci fate. Io prima di partire scrivo una frase d'effetto e la pubblico. Il futuro dei vostri figli, fateli felici. Così dopo la tragedia i giornalisti scrivono: ecco, una delle vittime prima di morire aveva lasciato un messaggio sensibile sulla sua bacheca. Farei bella figura. Sarei ricordato bene per sempre. Se non cade, appena a terra, cancello il post e scrivo: i vostri figli che piangono in aereo saranno il futuro, ma nel presente hanno rotto i coglioni. Fate così, fate, altrimenti non prendete l'aereo, che poi si fanno brutte figure e non vi potete discolpare. Che a voi non vi ascolta nessuno da vivi, figurati da morti. Io da vivo c'ho un vantaggio rispetto a voi, che se io subisco un disservizio, posso dirlo a più persone. Se voi lo subite e potete parlare con i vostri amici, al massimo perderebbero pochi clienti. Se lo fanno a me, sono cazzi loro. Guarda stasera quanti siete. Su Facebook ho 1.700.000 iscritti. Dai, trattami male. Voi siete l'economia, io quello che lo cambia. Quindi a proposito di aerei, voglio dire a quelli delle compagnie low cost che mi avete stancato. Domani mi mandano un sacco di voli gratis per me. Mi avete stancato perché siete disorganizzati. Quando pago la priorità, perché mi devi far passare con tutti gli altri? Io con quei 6 euro in più ho guadagnato la mia autostima. Ho scalato la scala sociale. Perché mi devi mettere sul pullman con quelli che ormai non sono più i miei simili? Non potete metterci sulla stessa navetta con una catenella che ci separa? I nazisti non avrebbero mai fatto una cosa così banale. È più umiliante essere separati così. Anche un bambino se ne è accorto l'altro giorno. Ha detto: papà, perché loro sono lì? Io ho detto: perché siamo ricchi. Per un padre no, ma per un bambino 6 euro sono tanti. Pensa a quel bambino che idea si è fatto del padre. L'ha scambiato per un pezzente. A me per un bastardo riccone. A me fa piacere questa cosa. Quel bambino ha un trauma in più per colpa di questi del compagniero Costo. Soprattutto avete rotto di farci stare in piedi nel corridoio ad aspettare l'aereo, perché non la mette una cavolo di panchina? Non dico di metterla per le donne con i tacchi, di quella non me ne frega niente. Ti è piaciuto fare la figa? Adesso soffri. Chi te l'ha detto di viaggiare con i tacchi? Soffri, ti sta bene. Mettila per me, mettila, ti ho speso 6 euro. E controllate i passeggeri, quelli delle ultime file che si credono furbi, hanno il posto 25 e mettono il bagaglio al posto 2. E io che ho il posto 2 devo mettere il bagaglio al posto 25.
quando l'aria atterra per recuperarlo deve andare indietro mentre tutti vogliono andare avanti. È per colpa di questa gente se c'è gente che odia altra gente. L'altro giorno sono salito per primo, non c'era nessuno, ho messo i bagagli sopra il mio posto, al posto 2. Quando l'aereo è partito, sono andato da quello del posto 25 e gli ho detto: stavolta ti ho fottuto. Mi devo fare giustizia da solo su questi incontrolli. Preferisco dare fastidio io prima che gli altri lo diano a me. Ho un brutto carattere, ma è così che si risolvono le cose. Prendo sempre il posto finestrino perché mi piace disturbare quello di fianco. Non aspetto altro. Aspetto che si addormenta e gli dico: mi fa passare, devo andare in casa. Poi lo faccio bene perché bevo acqua per tutto il volo. Così si capisce che è una cosa vera, lui non può dire niente. In un volo di 50 minuti posso andare a pisciare anche 15 volte. Quindi non vi sedete mai accanto a me, io vi ho avvisato. Qualche volta mi è pure capitato che l'hostess mi chiedesse di cambiare posto con qualcuno che viaggiava in coppia. A me, credo. L'altro giorno è successo di nuovo. Arrivata l'hostess, tutta carina, con i capelli raccolti, a voce bassa mi fa: scusi, farebbe cambio di posto con i signori che viaggiano in coppia? Ho detto: certo che no. Io non cambio posto. È una regola che devono sedersi vicino in aereo. Cosa succede se viaggiano separati? Non si aspettava questa risposta. Era calato il gelo. Ascoltavano tutti. E io continuavo. Gli ho detto: in aereo le coppie è meglio che viaggiano separate. Perché se l'aereo cade, in quei momenti non ti viene voglia di aiutare nessuno. Pensi solo a salvarti tu. Quindi se ti metti accanto a tua moglie non ti viene voglia di aiutarla perché vuoi salvarti tu, è peggio. Meglio avere un estraneo accanto, almeno è sicuro che non ti aiuta. Se l'estraneo in vita ti frega il posto del bagaglio, figurati se ti aiuta mentre stai per morire. In quei momenti si pensa sicuro solo a se stessi. Se stai per morire, lo fai. Perché poi da morto non c'è spazio per i sensi di colpa. I sensi di colpa sono cose che si sono inventati i vivi per complicarsi la vita. Ti siedi accanto a tua moglie e se l'aereo cade non è. Poi metti che l'aereo riprende quota. Finisce un matrimonio. Li faccio mettere separati, ho detto. Perché la paura ci rende sinceri. Bisogna evitare spaventi con gente intima. Se no si rovina i rapporti. E nessuno aveva il coraggio di intervenire. E l'hostess, sapete cosa mi ha fatto? Mi ha ringraziato. Mi ha detto che questa la userà come risposta quando qualcuno di voi le chiederà di cambiare posto. Budino. Allora, io devo dire solo due cose. La prima è che vi faccio i complimenti e non vi ringrazio perché non ringrazio mai nessuno, perché voi non mi fate il favore di venire qui. Voi siete venuti prima di tutto perché avete degli ottimi gusti e poi perché voi siete voluti venire. Io vi tratto pure male, quindi... Ma non dico grazie perché non ha senso dire grazie, perché io... non cerco il vostro consenso e quindi non vi ringrazierò mai. Il giorno che inizierò ad avere paura di voi, che non saprò più cosa dire, inizierò a ringraziarvi per cercare il vostro consenso, così voi: ah, anche carino. No, non me ne frega niente, zero. Per cui non avrete mai un mio grazie, anzi voi dovreste ringraziarmi che vi do la possibilità di venire. Bravo. Aspetta, perché stiamo pure registrando questa cosa.
per tutti quelli che più furbi di voi forse un giorno lo vedranno in televisione e gli scene hanno pagato. Però non lo so, perché non mi interessano queste cose. Mi piace così, tirarmela. L'altra cosa che voglio dirvi è che io quest'anno ho scritto un romanzo, l'ho scritto io, con le mie mani e il mio cervello, e non ho mai detto di cosa parla questo libro, è già arrivato alla terza ristampa, ok? Che cosa voglio dire con questa cosa? Non è un momento di pubblicità, perché a me non me ne frega. Io so che tra tutti voi ci sono solo 4 persone che leggono. Cioè, ma allora perché hai scritto un libro? Perché mi piace rompere i coglioni agli altri. Per questo l'ho scritto. Quindi io da questa esperienza, visto che il libro è arrivato alla terza ristampa e so che la gente non legge, vi chiedo soltanto una cosa, di comprarlo. Ma non è un fatto di promozione, non me ne frega zero. È perché da questa esperienza ho capito una cosa, che in fondo ad ognuno di voi 15,90 € non cambiano nulla, ma tanti 15,90 € a me sì. Questa è la seconda volta che vengo a Milano. E insomma, chi c'era l'altra volta? I cretini sono tornati. Io è a voi che penso, a voi penso tutte le volte che guardo quel nuovo appartamento che mi sono comprato. Lo guardo così e penso a voi che non siete ancora riusciti a comprarvelo. Comunque, questo era quello che avevo da dirvi e basta, non dirò più niente. Signora, mi sta dando fastidio. Tutino! Che hai detto? Non ho capito. Ma stai zitto! Allora, basta, non è vero. Facciamo una foto, allora, tutti così. Liberate il vostro corpo dalle nevrosi, vai. Chi vi dà la possibilità di sfogarvi in questo modo? In un teatro così storico. Se un giorno ci sarà un centro commerciale qui sarà per colpa mia. Fai la foto, aspetta. Scuotendo è più bello. Quindi basta, complimenti per essere venuti a vedermi, perché io non sarei mai venuto a vedere voi. Se mi va, solo se mi va, non è vero perché già le date sono fuori, l'8 e il 9 novembre torno con il nuovo spettacolo. Ottobre.